Daniela ha richiamato la vicenda di Becchi, la povera Becchi, Peppino, ti devo coinvolgere. Peppino Lavorato è l'icona della sinistra, dovete sapere che abbiamo nel corso degli anni combattuto battaglie straordinarie sulla Ionica, sulla Tirrenica, e lui da sindaco di Rosarno è stato un esempio di come si possa fare sul serio lotta alla mafia, non attraverso una specie di registro che si mette all'ingresso della prefettura di Reggio Calabria per sottoscrivere la propria adesione e dichiararsi antimafioso. La battaglia antimafia si fa sui territori e sui luoghi dove è difficile combattere certe realtà, vero Peppino? Tu lo hai fatto, e che cosa ti ispira, te lo chiedo così molto fraternamente, la vicenda di Becchi, che è andata a morire in quel ghetto che tu conosci molto bene? Io dell'intervento di Mimmo Lucano condivido tutto, meno quella parte nella quale si scusa con noi per averci fatto venire di tanto in tanto a Riace. Caro Mimmo, tu devi farci venire molto più spesso. Innanzitutto perché siamo orgogliosi di combattere la battaglia che tu stai combattendo. È la battaglia che dà senso alla vita delle persone. E poi perché a Riace si respira un'aria che noi vorremmo ci respirasse in tutta la Calabria, in tutta l'Italia e in tutto il mondo. Ecco, mi dice, la vicenda di secondo me, ecco, a Riace tutt'altre vicende si vedono. Qua c'è l'aria che respirano migranti che arrivano da lontane parti del mondo per dare un senso e una possibilità di vita alle loro famiglie, e vivono e lavorano insieme alla povera gente di Riace. Tu stai costruendo quella rivoluzione che noi abbiamo sognato. E siamo qui per godere quello che tu stai costruendo in questa terra. Veniamo appunto da luoghi dove accadono fatti e tragedie grandi, quelle a cui tu hai fatto riferimento, e tantissime altre. Vedete, nel mio paese, Rosarno, nel quale i migranti sono arrivati a migliaia ed è difficile corrispondere ai loro bisogni, perché già sono grandi quelle delle popolazioni, della povera gente, ma non può un amministratore corrispondere ai bisogni di migliaia e migliaia di esseri umani che arrivano da lontane parti del mondo. Non può corrispondere. Là c'è anche un'organizzazione criminale feroce che colpisce i più deboli e ha colpito in modo particolare in questi anni e continua a colpire i migranti, che sono la fascia più debole delle popolazioni che vivono in questi nostri territori. Ad un certo punto, dopo essere stati offesi e dopo essere stati colpiti con le pietre, sono stati anche sparati quei giovani migranti africani. E allora tutta la popolazione migrante si è ribellata.
ed ha fatto una grande manifestazione per le vie del paese. E mentre manifestava sono giunte delle voci che parlavano di 4 migranti assassinati, voci messe in giro appunto per suscitare più asprezza della protesta dei migranti africani, e l'hanno provocata più asprezza, l'hanno fatto apposta. L'andrangheta ha fatto correre questa voce perché voleva che i migranti protestassero in modo aspro, per poi ergersi come 'ndrangheta a difesa della popolazione. E nei giorni successivi a quella rivolta c'è stato l'infame caccia al nero, la caccia organizzata da gruppi di delinquenti, e chissà che cosa hanno combinato in quei territori, così come chissà che cosa combinano i delinquenti nei territori di tutta la nostra regione. Noi apprendiamo di tanti giovani che vengono strumentalizzati, utilizzati da 'ndrangheta, poi ammazzati e sotterrati in luoghi che nessuno conosce. Ma pensate che tutti i giovani che hanno famiglie che lo denunciano, ma i migranti nessuno sa quanti siano e nessuno sa chi siano. I migranti che si ribellano possono essere soppressi, sotterrati, e nessuno fa chissà cosa c'è, cosa sarà. Ecco, una tragedia grande. E venire a Riace e guardare per le strade di Riace, passeggiare insieme giovani che hanno la pelle nera e ragazzi che hanno la pelle bianca di qualunque altro colore, è la bellezza della vita, è la gioia. Devi farci venire più spesso a Riace. Sullo schermo televisivo appare il capo della Lega, senatore Calabresi. I nomi mi sfuggono perché era da 80 anni che ho provato i nomi. Compare Salvini, in questo caso era il morto. Cambio subito canale, forse istintivo è rapido. Ma alcuni mesi fa ero distante dal telefono e sono stato costretto ad ascoltare l'inizio del suo sproloquio, lo sproloquio che parlava dell'invasione dell'Italia e dell'Europa da parte degli africani. Quando finalmente ho raggiunto il telecomando e ho cambiato canale, è comparsa la faccia della Russia. La Russia, il quale all'invasione aggiungeva anche lo stupro delle nostre popolazioni da parte degli americani. E lo giuro, per disperazione, lo spento. Poi mi sono consolato pensando che quei pensieri avrebbero fatto presa, perché c'era tutta l'aria che respirava, ma non sarebbero andati lontano. Invece, con questo voto abbiamo verificato che sono andato lontanissimo. Ed oggi il nostro paese rischia di essere governato da forze che fomentano l'odio verso i migranti. Da forze che reclamano politiche securitarie, soprattutto contro i migranti. Un intellettuale francese parlava di follia securitaria
ed ha ragione, con via secondaria, perché questa è una politica, la politica securitaria, che viene fuori soltanto dalle menzogne, dalle falsità e dalle irrazionalità. La falsità, l'invasione di cui tanto parlano Salvini, La Russa e tanti altri, è una falsità immensa, spudorata. È vero tutto il contrario. Sono state delle ricche potenze dell'Occidente, d'Europa e del nord degli Stati Uniti d'America ad invadere i continenti poveri, a violentarli, a saccheggiarli, a derubare le loro ricchezze materiali e umane. E poi è razionale, perché anche non si costruisce sicurezza per le nostre popolazioni, fomentando la paura, fomentando l'ostilità. Innanzitutto perché quelle popolazioni continueranno ad arrivare sulle nostre terre, perché c'è il bisogno che li spinge, c'è la vita dei loro figli che li spinge, ma arrivano anche a costo di morire nei deserti, nei mari, se sfidano la morte, sanno che ci sono altissime possibilità, probabilità di morire, la sfidano. Noi non si possono fermare, così come quando si fa appello ai musulmani e si dice loro condannate con maggiore coerenza, con maggiore chiarezza le violenze assassine che arrivano da parte del terrorismo. È giusto chiedere questo, ma sarebbe più efficace chiederlo contemporaneamente affermando che noi e i nostri governanti condanniamo quei governanti come Bush, come Blair, che hanno anche loro fatto terrorismo. Sulle menzogne hanno costruito momenti menzogne per andare a bombardare, a colpire. E i risultati sono gli occhi di tutti, vittime innocenti e inermi, a milioni, territori distrutti, economie disastrate, bellezze storiche, tutto distrutto. Ma non è questo che ha prodotto in quelle popolazioni l'ostilità e l'odio che sono occidenti. Pino, ti invito a concludere. Sì, poi concludo. Non possono combattere con le armi, perché le armi non hanno le armi sofisticate dell'Occidente. Pensavano i nostri governanti di confinare lo scontro in quei territori, ma quelli hanno costruito le bombe umane, disperati, e hanno costruito le bombe umane che arrivano qua come bombe umane e determinano quello che è la tragedia. Noi possiamo costruire sicurezza per le nostre popolazioni, costruire civiltà, se nello stesso tempo lavoriamo per costruire sicurezza e pace negli altri territori. E se qua le popolazioni disperate, quelle che non sono spinte dall'odio, ma sono spinte soltanto da bisogno, noi le accogliamo come le ha accolto gli altri, con la politica di Mimmo Lucano. Questa è la strada che Mimmo Lucano e gli altri indicano all'Italia nel mondo, e io sono della convinzione, caro Mimmo, che tutta l'ostilità contro di te è in chi vuole negare questa prospettiva e punta su altre visioni. Ecco la grande ostilità. Per questo è colpevole
quella sinistra, quel mondo progressista, laico e cattolico, che non è con te in questa battaglia. Noi qui saremo sempre con te e saremo onorati di combattere per questo campo finché avremo un respiro. Non voglio farci mancare il suo contributo, nonostante le sue condizioni non siano tanto eccellenti in questo periodo, reduce da una brutta caduta e ha fatto anche qualche periodo in ospedale, comunque adesso si è rimesso in piedi e quindi ha dimostrato quanto ancora abbia voglia di combattere e di lottare su questo terreno. Dovevano essere stasera qui con noi anche due importanti scrittori calabresi che danno lustro alla nostra regione, che sono Mimmo Gangemi e Gioacchino Criaco. Purtroppo sono entrambi lontani, Gioacchino è a Milano, ma mi ha chiesto di portare il suo saluto affettuosissimo a questa assemblea, e lo stesso ha fatto Mimmo Gangemi, che si trova per impegni culturali, diciamo così, tra virgolette, a Lione, in Francia. Comunque mi hanno assicurato, tu hai sentito anche per telefono, Mimmo, che non faranno mancare il loro sostegno a questo progetto, perché è anche attraverso la cultura che si dà questa battaglia.